Rosso. Per inquadrare questo libro, Storia dell'architettura contemporanea, nel suo tempo, si tratta degli anni 70, bisogna risalire un po' più indietro. Io riuscii nel 1960 a vincere un concorso per la libera docenza in storia dell'architettura moderna, quindi io dal 60 ero già nella linea di produrre qualcosa che riguardasse l'architettura del nostro tempo. Intanto negli anni 50 uscì il libro di Bruno Zevi, Storia dell'architettura moderna, che ebbe uno straordinario successo, pubblicato da Einaudi. Circa 10 anni dopo, La Terza pubblicò un'altra storia dell'architettura sempre moderna, poi capite perché insisto su questo termine, ad opera di Leonardo Benevolo. E anche qui un successo favoloso, si sono avute traduzioni in tutto il mondo, eccetera. Un bel giorno telefono direttamente a Vito La Terza e dico: dottor La Terza, io sono un giovane architetto napoletano, mi occupo di storia e ho del materiale che può servire per una storia dell'architettura contemporanea. Lui è rimasto un po' perplesso su questo, dice: perché contemporanea? Dice: poi le spiegherò. E Vito La Terza dice: no, caro De Fusco, mi mandi quello che ha. Io gliel'ho mandata e da allora in poi si sono fatte decine di edizioni, anno dopo anno, non dica al pari di questi due miei più autorevoli colleghi, ma insomma stavamo a poca distanza. E poi per chiudere, 50 Zevi, 60 Benevolo, 74 la prima edizione della mia storia dell'architettura contemporanea e poi Frampton nell'80, tradotto, un libro pubblicato in Inghilterra tradotto in italiano da Zanichelli, e formava la rosa di questi quattro titoli sull'argomento storia del contemporaneo. Io intanto avevo studiato, a parte gli originari studi crociani della gioventù, a parte un libro che avevo fatto sull'idea di architettura, nel quale per la prima volta si parlava di tutto l'apporto tedesco, della pura visibilità, dello spazialismo, eccetera, quindi ero ben preparato da un punto di vista teorico. Mi parve che parlare di contemporaneità significava seguire il motto appunto crociano, la contemporaneità della storia, per dire che la storia è sempre contemporanea e non legata solo al periodo in cui i fatti storici avvengono. Io invece riesumai questo termine contemporaneo dando a questa mia storia la prima caratterizzazione. La seconda caratterizzazione fu data dall'idea di ridurre in forma semplice ciò che è complesso e cercare delle invarianti comuni in sistemi differenti. Durante tutti i miei anni di insegnamento, io ho sempre comunicato agli studenti quando riuscivo a fare a studio privatamente, salvo poi a verificare e dibattere queste cose con gli studenti stessi. Cioè, in altre parole, gli studenti da un lato avevano delle informazioni di cose allora inedite, di prima mano, eccetera, ma al tempo stesso mi davano un giudizio
autentico, genuino, spregiudicato su certe cose. Io dicevo sempre a lezione, voi mi dovete interrompere, dice professore, non abbiamo capito, professore, non siamo d'accordo, professore, lo ripeta. E noi questo abbiamo fatto per circa 50 anni di mia attività. Quindi questi libri sono sempre nati da questa dialettica, tanto per usare una parola grossa, fra il mio studio privato e l'aula della facoltà di architettura. Ho sempre pensato, nei precedenti studi di semiologia, al binomio codice-messaggio, dove per codice io intendevo lo stile di un'epoca, tutti i fatti socio-economici di quell'epoca, e per messaggi le opere che corrispondessero a questo stile. Così il primo capitolo, intitolato Eclettismo storicistico, racconta della rivoluzione industriale in una maniera molto sintetica ed efficace, per cui è un argomento che interessava moltissimo gli studenti, la gran parte dei quali non aveva mai sentito parlare di rivoluzione industriale. Quindi io legai la rivoluzione industriale alla nascita un po' dell'urbanistica, ma soprattutto dell'architettura, a dei ragazzi che pensavano l'architettura fosse una questione soltanto di disegni, più o meno di abilità, tipo belle arti, eccetera. E invece io diedi a questo primo capitolo questa impronta di contestualizzazione generale dell'epoca, che chiamavo codice, a cui la seconda parte di ciascun capitolo c'erano i messaggi, ossia le opere. Quali opere? Non tutte le opere, ovviamente, perché sennò veniva meno la riduzione, ma le opere cosiddette paradigmatiche. Francamente mi stava più a cuore la parte, diciamo, introduttiva e generale, che non la descrizione di alcune opere. Chi voglia penetrare la natura di quelli che abbiamo chiamato i codici o contesti che aprono ciascun capitolo, dirò che l'esempio più classico è stato quello del rapporto tra la teoria della pura visibilità, di cui in Italia sono stato uno dei pochi che ne ha parlato, in maniera molto divertente, perché allora non conoscevo il tedesco. Mi recavo all'istituto, al Goethe Institute, dove guardando i titoli mi facevo tradurre da un funzionario dell'istituto il significato. E in questa maniera indiretta io sono venuto a capo a tutta la teoria di Fiedler, della pura visibilità, dello spazialismo, eccetera, come nessuno mai prima aveva fatto in Italia. Attraverso questo artigianale marchingegno, tuttavia confortato poi dalla capacità di leggere le opere, eccetera, e quindi il rapporto codice-messaggio in tutto il libro, quello che è più forte, si trova proprio nel binomio pura visibilità e razionalismo, post-razionalismo, eccetera. Io non penso di aver fatto alcuna scoperta puramente storica. La parte che mi attribuisco come novità è la parte, diciamo, generale di ciascun capitolo. Chiamiamoli questi capitoli: l'eclettismo storicistico, l'art nouveau, il proto-razionalismo, il razionalismo, fino al postmodern. Francamente mi stava più a cuore la parte, diciamo, introduttiva e generale, che non la descrizione di alcune opere. E tuttavia anche in questo ambito qualcosa di veramente nuovo
è venuta fuori, che poi mi è stata sempre contrastata fino all'ultimo giorno, cioè questa idea del proto-razionalismo. Il proto-razionalismo è stata un'invenzione di Edoardo Persico, che intendeva tutt'altre cose, però colpiva questo fatto che prima del razionalismo ci fosse stata una tendenza piuttosto classicheggiante che raccoglieva cose del passato, le proiettava nel futuro, ma tuttavia con la tecnica del cemento armato, recuperando certi valori come la simmetria, eccetera. In altre parole, io ho fatto un'illazione fra questo proto-razionalismo che va da Loos a Berend a Perret, l'ho collegato alla tendenza di Aldo Rossi. Secondo me, molto più recente, Aldo Rossi con la sua tendenza si è riallacciato, non so con quanta consapevolezza, a questo proto-razionalismo. Così che il proto-razionalismo è sì un'invenzione mia, però con la conferma visibile, tangibile, con quanto è stato poi prodotto per altri motivi dalla scuola di Aldo Rossi, Grassi e compagni. Qualcosa va detto sulla copertina. Più volte nelle altre edizioni le redattrici di La Terza mi hanno imposto una loro visione. Ora, siccome io mi picco di essere anche un po' grafico, ho sempre cercato, questo come altri libri, di farle io, di proporle io. E qualche volta ci sono riuscito. Perché questo primo libro, che era così diverso da quelli dei citati Zevi, Benevo, eccetera? Perché un libro di storia generale non deve assolutamente dare la sensazione che sia una monografia. Ci sono dei libri, c'è storia dell'architettura contemporanea e ci sta tanto di Le Corbusier. Con tutto il rispetto di Le Corbusier, questo libro non è una monografia di Le Corbusier, così non è una monografia di Wright, di Mies van der Rohe, eccetera. Allora, che facciamo? O mettiamo i ritrattini come talvolta è stato fatto. Invece io mi sono studiato per non cadere nel personalismo, io ho preferito mettere le insegne delle tendenze piuttosto che le firme personali. Tutta la storiografia è scelta, selezione, non solo, ma pur stimando le persone che mi hanno preceduto, non c'è dubbio che nel mio libro c'è una vena polemica contro queste persone. Per esempio, io non amavo, anche stimandolo, l'approccio di Benevolo, che era prevalentemente urbanistico piuttosto che architettonico. Ecco, quelli che per me erano i codici culturali generali, per Benevolo era l'urbanistica, dalla quale poi discendeva l'architettura. Invece nel mio caso l'architettura discendeva da un insieme di fatti socio-culturali, eccetera, che ne costituivano il fondamento. Il rapporto con Zevi è stato di natura più affettiva. Io ho amato Zevi perché ho imparato da lui delle cose che quando ne ha parlato Benevolo già sapevo. Quindi in un certo senso Zevi mi ha spalancato le porte prima dell'altro. E poi mi piaceva questo senso polemico di Zevi, che nel più pacato Benevolo non c'era. Quindi io, che venivo da esperienze artistiche, della pittura, delle arti visive, eccetera, questo architetto così rivoluzionario, il quale diceva se non c'è lo spazio interno non è l'architettura, il tempio greco, anche fesserie che io poi ho contestato, però le vedevo come uno sbaglio che fa tuo padre, non come
lo sbaglio che ti fa il concorrente al quale tu vuoi fare le scarpe, oppure vuoi dirne male per il gusto di maldicenza. Gideon è stato il più bravo di tutti, in quanto ha fatto due opere disordinatissime. Una era quello dedicato all'architettura e l'altro la meccanizzazione prende il comando, dedicato al design. Sono due libri scombinatissimi per la mia mentalità di strutturalista, però così pieni di informazioni, di notizie di prima mano, di passionalità, di personaggio non solo interprete ma protagonista di quella stagione. Certo, esiste un problema ritornando alla riduzione culturale con la divulgazione. In me ci sta uno spirito divulgativo, però talvolta la divulgazione è anche una maschera per chi divulga delle poche cose che sa. Invece un grande divulgatore ne sa molte e le riduce ai fini delle persone cui è rivolta la divulgazione. Un altro pallino che io ho sempre avuto in contrasto con i miei amici storici puri, i quali snobbavano quelli della progettazione, mentre invece io ho avuto ottimi rapporti con i progettisti, perché la storia serve, fra virgolette, alla progettazione, e ho avuto ottimi rapporti perfino con gli ingegneri, cosa che invece c'è sempre stata questa stupida polemica ingegneri, architetti, cioè. Io ero uno storico al di sopra di questi fatti, non per fossi più illuminato, ma perché ragionevolmente queste cose non avevano molto senso. Lasciandomi sfuggire delle cose in questa chiacchierata, ho rischiato di confondere storicismo e strutturalismo, cosa che invece nella realtà mi sono sforzato di non fare, e addirittura di trovare la possibilità di una integrazione. Dove sta il problema? Il problema sta in ciò che secondo lo storicismo la storia si occupa degli eventi unici e irripetibili. All'opposto, lo strutturalismo cerca di trovare sì elementi unici e quindi storici, tuttavia presenti in sistemi differenti. Quindi il tale edificio, poniamo, faccio un esempio tipologico, il tale edificio ha pianta circolare, sta nei vari stili dell'architettura, quindi ci sta qualche cosa di strutturalmente comune, e al tempo stesso la rotonda di Palladio non è l'edificio a pianta circolare, non è quello di epoca romana, di epoca bizantina, eccetera. Quindi è possibile trovare un accordo fra ciò che è unico apparentemente o si ripete anche questa volta apparentemente, perché mai nessuna cosa è soltanto quello che appare. Molto misteriosamente, io ho narrato più cose non viste di quelle che magari ci stanno sotto il naso nelle poche città che ho visitato o della mia stessa città. Ho tentato più volte di spiegarmi questa misteriosa fenomenologia, no? Quando meno conoscevo una cosa, io più l'approfondivo con documentari, fotografie, disegni, eccetera, e veniva fuori una visione palpitante addirittura del cronista che
che, come vediamo nella televisione, dice: sto entrando nel Pantheon, si sente una campana, insomma, una cosa qualunque di tipo proprio sensoriale. Io ho fatto tutto, mi è capitato di fare tutto a memoria, tutto immaginando, ma un'immaginazione concreta che poi il risultato è verificata dagli altri che queste cose hanno visitato. Questo resta per me una delle cose più curiose e misteriose della mia esperienza di studioso. Però il mistero, no? Pigliate la rivista Opsheet. La rivista Opsheet è nata nel 64 e in questa rivista, nata per essere un bollettino di appoggio alla Galleria Il Centro, io, quando ebbi questo incarico, dissi: no, guardate, questo appoggio alla galleria deve essere fatto in diretto, non diretto, che bei quadri si vendono al centro. No, voglio fare un bollettino, informazione, eccetera. E di fatto il titolo, Opsheet, selezione della critica d'arte contemporanea. Questa rivista non ha cambiato grafica, non ha cambiato programma, non ha cambiato quantità di insomma, non ha cambiato niente, eppure ha seguito passo passo, più che non la storia dell'architettura, perché era un periodico, passo passo quello che succedeva nel mondo delle arti visive, dell'architettura, del design. Questo per me è un miracolo. Non so come è possibile che un ragazzo poco più che 30 anni possa fare una cosa che resista tanto tempo, che una premonizione, non lo so. Questo è uno dei misteri della mia vita. Per me va bene ed è bellissima. Sei molto carino, tieni questo.